これから綾部刑事の接見に行ってきます。おう、矢上も一緒か。いえ、僕一人です。矢上さんはそのしばらく僕らと距離を置くそうです。モグラに狙われ。I videogiochi potrebbero servire anche a questo, no? I videogiochi sono un'arma impressionante, nel senso un'arma, è il media più perfetto che c'è per me, perché c'è dentro tutto, tutto, tutto quanto. E mentre appunto la stessa cosa la puoi vivere comunque anche in un film fatto bene. Facciamo un esempio, come si chiama quel film? Vabbè, ci sono stati film comunque che hanno insegnato qualcosa alla gente, e non c'è dubbio. Però se poi addirittura lo rendi interattivo, se tu costruisci una trama tale da coinvolgere la persona più emotivamente con i personaggi, e poi succede un qualcosa a questi personaggi, e chiaramente ha un effetto maggiore secondo me che a guardare, non so, Trono di Spade, per dire. Ok.源田先生にも気をつけてほしいって言ってました。今さら水くせえ。八神さんはアドデックナインに絡む事件を全部解き明かす気でいます。そうすれば綾部刑事も大久保君も二人を無罪にできるって。もし大久保新平の冤罪を晴らしたら八神はえらいことになるな。間違いないですね。ええ、汚名返上どころかもうレジェンドですよ。まだそこまで浮かれる段階じゃねえよ。やっぱりだ。この間仕掛けた松金組の盗聴器まだ生きてたよ。よし、何が聞こえる。組員たちの雑談、結構な人数が詰めているみたい。羽村はそこにいそう。いや、多分いねえな。そばに頭がいりゃピリッとするもんだ。誰も雑談なんかしなくなる。でも羽村は連絡を入れてくるはずでしょ。多分な。多分、事務所には連絡するはずだって言ってたの海藤さんだよね。そんな怒ることじゃねえだろう。はあ、一体どこに消えちゃってんだろう。確かに羽村の居場所が分かるまでずっとこうしてんのもなんだかな。とりあえずタバコやめない？こんな締め切ってんのに。だよな。そう思ったんだけど、ついよ。しばらく辛抱して。Sì, appunto, pensavo stessa cosa, c'è essere un'aria lì dentro, salutare. Ah, Mogura を引きずり出す鍵はハムラだ。Sono nervosi. ハムラを抑えられないようじゃ、俺らの負け。綾部も大久保君も助けられない。でもよ、ただこうして待ってるだけってのはな。じゃあ、いつものあれ使うか。Adesso si mette a giocare. Qual è la soluzione? Allora, Matsugane Gumi o Tesatsutimi. Come si faceva salire così? Per lustro l'ufficio. Aspetta. Are te Higashi da no? Higashi? Honto da. Nanka eraso ni shiteru ne. Shusse shiyagatta ka. Hamura ga inai in de nobinobi shiteru tte kanji? Scusa, ma cos'è che c'è sopra il drone lì? Miro. Higashi ga omote ni deru zo. Seguiamo lui? Ore wa Higashi o bikou shite miru.
3人で盗聴を続けるより手を広げよ。俺も行く。じっとしてんのは性に合わねえ。じゃあ僕一人で盗聴？後で代わってやっから。Allo stesso tempo sto pensando che ci vorrebbero più giochi comunque con un'ambientazione moderna, con questo diciamo realismo in generale. Adesso non, per lo più sarebbero avventure, però ci vorrebbe, no? Più giochi così, perché alla fine si tende ad avere più che altro cose di fantasia, cose o nel mondo fantasy o nel mondo futuristico. In realtà andrebbe, ci vorrebbero più giochi che indagano la complessità del mondo moderno, che già presenta in teoria una grandi possibilità di narrazione per imparare, no? I giovani andrebbero, potrebbe essere una cosa educativa proprio per i giovani, mostrargli certe cose. Tra l'altro credo che anche quello nuovo, i temi qua, allora qui i temi abbiamo avuto quello dell'Alzheimer eccetera, abbiamo avuto questo qua dei tizi che non sono colpevoli, quindi abbiamo visto questa cosa qua del fatto che uno potrebbe essere in prigione ma non è necessariamente colpevole. Credo che anche quello che uscirà nuovo affronterà invece altri temi e li vedremo. Di sicuro uno dei temi sarà il bullismo, perché a quanto ho capito nella scuola ci sarà il bullismo, uno dei temi saranno quelli, però è molto probabile che affronti temi un po' diversi da questo. In questo senso io spero che ci sarà anche che ci sia anche un 3 prima o poi, no? Perché comunque sono giochi abbastanza unici. Non hanno praticamente una grande concorrenza. Però anche lì JRPG, già persona attenta ad andare su certi temi. Persona è uno dei pochi JRPG con un... Ah, perché c'è questo qua, non ci ho fatto neanche caso, perché non è da solo i Gash. Scusa, sono distratto quindi non ci ho fatto caso. C'è tutta la combricola, cazzo. E adesso te ne vai? Quindi mi sa che è un problema, adesso lo vediamo. No, su, sto qua. Continua ad andare su. Ma fa vederci da lì. Vabbè. Si matta, mi scatta. Matteo dice: io, come ho detto, le ambientazioni storiche e moderne ne preferisco di gran lunga le altre. Sì, che comunque abbiano, perché anche storica chiaramente è realistico, cioè non fantasy, quindi non fantascientifica, intendi. In realtà c'è da molto da imparare anche dalla fantascienza, in particolare il cyberpunk, perché in teoria dovrebbe essere politicizzato e mostrarti cosa potrebbe accadere. Tornando al discorso, per esempio, e avrebbe dovuto essere così anche Cyberpunk 2077, però da quel poco abbiamo giocato non mi sembra che mostri, che osi molto. E anche i successivi Witcher, io ripeto, per certi versi preferisco il primo, perché il primo era più crudo, era più un taglio più oscuro, più maturo. Poi hanno un po' fatto così. Yakuza, appunto, in quel senso lì sono ancora... Cioè, tu per esempio, facciamo un esempio. Sarebbe comunque anche interessante un gioco fantasy, se quel gioco fantasy fosse con la profondità realistica di Trono di Spade. Perché Trono di Spade ti mostra la corruzione, ti mostra il potere, ti mostra la bastardaggine di certi uomini di potere, ti mostra i tradimenti, ti mostra anche appunto le morti inaspettate. Cioè è assurdo che abbia, tra virgolette, avuto successo per questa cosa, non perché non se le meriti, ma perché in realtà ci dovrebbe essere più serie, più libri, più cose con quel taglio. E quello che stupisce è che ce ne sono, cioè devi premiare Martin per qualcosa che, capito, avrebbe dovuto essercene di più. E Yakuza fa un po' questo. Ed è un'eccezione che noi, appunto, a cui noi dedicheremo, insomma, tutte le serie possibili.
New World non l'ho ancora provato, ma non so se boh, mi sembra molto farming, molto, molto da. Però, perché? Piacciono quelli che toccano il medievale col fantasy brutale. Ma parlando di fumetti, per esempio, in quel senso lì, penso che ti sarà piaciuto Berserk, no? Ok, qua adesso stiamo attenti perché sennò perdiamo tempo. Quindi di Corriera non si è ancora visto niente. Ok, quello si è girato e si è rigirato. Proviamo ad andare qua. Questo si gira. Non si ferma a parlare con la ragazza. Quindi si sgancia o problema per noi dietro ci fa andare, ma come cavolo facciamo questo qua? È veramente complicato qua. Beh, adesso che ha ispirato Dark Souls, sì. Ah, aspetta, era già che Kaito meno uno. Ok, dobbiamo appunto aspettare che ce ne vadano i per rimanere da solo alla fine. Probabilmente allora non lo stiamo solo pedinando, ma ah, cavolo, sta entrando nel centro commerciale. Ah, Berserk, come gusti per noi occidentali è il massimo perché. Kaito non ne frega niente. Okay, come al solito la I è invisibile all'altra I. Beh, dov'è? Qui è un problema. Cosa devo fare? Come faccio? A non perdere di vista. Dove cazzo? No, qui c'è in mezzo la roba. Qui mi sta pesando un casino i 30 frame. È difficile questo, eh. A parte che nel momento in cui. In cui sono distrattissimo. Te lo fa rifare tutto. È che non devo correre. No, ok, da qua. Probabilmente se mi metto a correre faccio rumore. Un po' si girano perché è scriptato così. Però forse anche il rumore. Tornate indietro troppo, però come faccio? Forse riesco a passargli dietro? No, da qua. Qua lo vediamo ancora. Ok, però non scatta. C'è qualcosa.
cosa dobbiamo fare. Devo andare più vicino a lui, evidentemente. Kaito. Oh, le fa le cose un po' automatiche. Ne rimane uno. Mi sa che alla fine rimarrà solo i Gashi. Speriamo. Bel localino. Wild, wild, come si chiamava quello? Wild Pinco Pallo. Fermato. Dove ci mettiamo? Sta pregando davanti alla macchina. Sta prendendo una ramanzina, ma cosa sta facendo? Sta guardando il redattore? Ha avuto qualche problema, tipo lo sgherro che ha fatto il giro contro il muro. Proviamo ad andare. Se non ci attaccano, ti levi. Siamo messi, allora qua non ci fa vedere la salute. È il segmento più lungo della storia.
questa cosa qua dei quadrati rossi è una novità assoluta, perché tutti gli altri inseguimenti, a parte gli ultimi due, non... Doko ni mukatte nda? Higashi wa? Na, ima nara Higashi mo hitori de iru shi, omoi kitte hanashikakete miru ka? Kono aida ryoutei de yari atte irai da ze. Ore ra ni kiku mimi motsu ka? Dame de motomoto da. Dame de motomoto ka. Motomoto ka. Yoshi, jia itte mikka. Motomoto ka. Il tempo sta di nuovo peggiorando, ma io ormai sono illuminato d'immenso. Oh, nanda aitsu? Nige yagatta. Però, nande da? Vai. Mate! Scusa, perché non ha saltato stavolta? Boh, vai a capire le logiche. A volte ero già pronto a premere il triangolo là. Ora non mi aspettavo che mi tirasse. Non c'è nessuno, guarda. Per l'occasione non c'è nessuno. Ma dai, che te lo so. Ok, mi sta bene a lui, sta bene anche a me. Ancora qua. Nanda ya? Mo nige nakute ii no ka? Betsu ni omae kara nigete ta wake ja nei yo. Eh? Kumi no me ga aru tokoro ja omae ra to hanase nei. Già. Già. Sembra che abbia già in italiano. Higashi. Teme. Higashi wa nige nai. Yasundete iyo, Kaito-san. Hamura no kashira wa hongoshi irete omae ra o sagasasete iru ze. Mitsuketara sugu renroku shiro tte. Kumi no mon ni gorei ga kakatte iru.逆に呼んでくれりゃすぐに会いに行ってやるんだけどな。会ってどうすんだ。向こうはマジでお前ら始末する気だぞ。あの、俺は聞かされてねえ。本当だ。今あんたらに会ったことを頭には報告しねえよ。だがな、俺がお前らなら 今すぐに町を出る。親父もその方がいいと思ってるはずだ。あいつ案外親切だったじゃねえか。じゃあ素直に忠告聞いて町出るか。バカ言え。冗談だよ。でもハムラの方も俺らを探してるらしいな。 完全に始末する気でだ。だから、いやだからって。なあ、ハムラの手下が俺らを探してんだったら、襲ってきた連中を逆に捕まえりゃよくねえか。で、そいつらにハムラの居所を吐かせるってのは、そううまくいくか。向こうはいきなり殺しにかかってくるかも。それか捕まって目をえぐられるか。 じゃあまたスギウラの車の中で禁煙するか。<笑> Facciamo ancora 10 minuti. Beh, tu attenzione, la tiri di sicuro. Travestimento. Veste di Hello Kitty. Così lo notano tutti.
なあ。俺は距離取ってお前についていく。好きに歩いていいぞ。敵に好き。Un'area vulnerabile。Sarebbe l'area invulnerabile. Già la c'ha la camminata spavaldera, guarda, proprio vulnerabile, guarda. Però se butto in terra un po' di cose magari mi attira l'attenzione. Non posso buttare in terra, non so. Ah, a proposito. Ok. Ce la, siamo full. No, corriamo. Quando li vuoi non li trovi. Aspetta. Iso Tavo. Quale giorno hai creato schi da racchetta? Cosa sta dicendo? Ano ne, itsumo dōri ni aruite iru dake. Ima no toko, shikaku ni ayashii denchū wa ine. Anshin shiro. Honto ni? Chanto mitete kure yo. Makase toke tte. Tada kono ato nani ga aru ka wakannei kara na. Aima mite. Ci sta consigliando appunto di curarsi. Però siamo a posto. Guarda, questo qui deve avere le... l'acqua in casa. Piuttosto, se riusciamo, andiamo a prendere il medikit. Allora a questo punto, va? Non so, cioè, se c'è un punto specifico dove... o è solo questione di tempo. Oi, kikoeruka, Tavo? Dou kashita, Kaito-san? Matsugane-gumi no renchū, kuitsuite kone na. Mou sukoshi rokotsu ni suki misete arukenei no ka? Hmm? Tatoeba, donna uni? Ma... sake nomi yopparatte miru toka yo. Cioè... sake ka... なるほどね. Tende. テンダーにでも行ってみるか. Ok, aspetta un attimo. Andiamo giù a prendere i medikit. Non so se devi andare. Vabbè, non arrivo al medikit. Cioè prendo un medikit e poi mi fermo. Poi magari non mi serve, però uno l'abbiamo usato, mi sembra. Uno. Non mi ricordo più come facciamo. Sì. Li avevamo consumati. Questo è 110.000. Ok. Dai, vai pure. Io mi fermo solo tra poco. Cerco di solo per i soliti miei discorsi tagliare un po' più, di aver margine di, per tagliare i video, no? Tu vai, io mi avvicino là e non faccio niente. Ok, niente, fammi sapere se magari ci sei anche oggi. Andiamo avanti, se no faccio qualcos'altro. Perché poi appunto ho detto che in realtà domani e lunedì non ci sei, per cui sarebbe meglio... Fammi sapere, come ti dicevo, se ci sei oggi pomeriggio, se no niente, ci vediamo martedì. Ok? Buona giornata, buon appetito anche. Questo? Ciao. Niente, per fortuna il corriere non è venuto. Cioè, per fortuna. Vabbè, c'è la telecamera
illuminata a giorno così, ma vabbè. A meno non ho interrotto la registrazione. Il tender è qua. Ma continuiamo a raccogliere sempre la stessa cosa, perché passiamo bene o male sempre nelle stesse zone, in effetti. Io, boh, dovrei iniziare ad andare a vedere la guida per capire dove trovare per fare quelle elisir lì che ci manca. Cioè questo qua. Perché era qua. Come si chiama? Capo Fuminio. Bisogna vedere se riesco a trovarlo in inglese come si chiama e vedere dove si trovano queste pietre misteriose e cibo per gatti. Allora.